finalmente. Ce l'ho fatta. Sono arrivato. Nuova città. Nuova vita. Addio monotonia. Addio vecchia vita. Chissà che accadrà. Non lo so. Ma sono certo che sono pronto. Sono pronto al cambiamento. Sono pronto a diventare un uomo. E lo farò con orgoglio e umiltà. Benvenuti. Raga, ci vediamo domani. Torniamo, aspetta, sì, sì, aspetta. Ma state leggendo Twitter a me. Vabbè, ci vediamo domani, non ti preoccupare. Ci siamo lasciati qui a Luxury, siamo rimasti ieri. Sì, abbiamo domani, passato una bella serata insieme, poi siamo andati a dormire. E il giorno dopo... c'è qualcuno? C'è Crova. Chiamiamoli, va. Chiamiamo K. Pronto? Pronto, pronto? Tutto bene? Buonasera. Buonasera. Così, così, dai, si sta. Io sono al 206, vicino al concessionario. Tu? Andiamo a prendere. Ti vengo a prendere? No, siamo visto 206. Tu sei 206? Sì. Ma pure io sono 206. E stai, non ti vedo. Sono sul tetto. Che cazzo ci fai sul tetto? Lunga storia, lunga storia. Ma te la racconto, dai, vediamoci. Vediamoci. Allora, andiamo al garage centrale. No, andiamo vicino al garage, vicino al concessionario, dai. Ah, boh. Ok. Ciao, dopo. Vediamo se questo adesso si vede un po' più chiaro. Aspettate. Salve. Salve, alla buona ora, eh? Lei chi è? Eh? Ci conosciamo? Mani in alto e collo in basso, dai. Allora, quindi deve fare il meccanico. No, ma proprio Super avuto Mario, 10 no, chiamate. No, Super Mario era da solo. Super Mario faceva l'idraulico. Super Mario era un idraulico, ha ragione. Allora, senti, che cosa sei venuto a fare qui? Questa è zona mia, forza vai via. No, scherzo. Io me ne vado, dai. Senti, Sigrix. Sì. Che stai a fare? Niente, sto parlando anche fuori città e... Con chi? Col Papa? Un po' essere. Ah. E poi questo come sto lavorando in frattempo. Cricolo, come stai? Ah, vabbè, cammino storto. Avete sentito altri ragazzi? No. Nessuno? Niente. Vabbè, stasera mi sento che qualcosa di divertente. Senti una cosa, no. Alcune cose ci sono da fare comunque. Che cosa? Un bel po' ce ne stanno. Cosa? Dobbiamo... Quanti soldi abbiamo a proposito? Boh, io tengo 40, no, di meno. Quanto dobbiamo dare in totale a quelli dell'immobiliare? 110. 110? 610? No, avanti. Avanti. 186. 186. Sì, no, non c'è un cervello.
Mi sono un animale che cadeva dal cielo. Cosa? Abbiamo visto un animale che è caduto dal cielo. Cadono animali dal cielo. Bene. Fatto. Dobbiamo costruire l'arca di Noè, mi sa, allora sto poco. Senti una cosa. Vabbè. Francis. Oh, che cazzo? Vado io la chiamata, ragazzi. Porco Giuda. Ma che cazzo? Oh, oh. Ha fatto una brutta fine. Cazzo è successo? Ma che sta succedendo? Era una rena, l'abbiamo beccata. Porca miseria, l'ha presa perfetta. Oh, ma lei è un cacciatore proprio eccezionale. Diciamo, mi dispiace. Vi ho visto la scena in pieno, proprio in prima. Lo so. Stasera si mangia. Prima tipo. Oh, bellissimo. Eccola. Dove sta? Oh, porco Giuda. Oh, io mi rifugio dentro. Questo è il pericolo. Mi dà una cornata questa. Salve. È morto. Salve, buonasera a tutti. Scusate, mi rifugio qui. Come è morto? Non lo so. Controlli se è arrivata che è. C'è una. Che è successo dietro? C'è una renna qui. Vabbè. Signor Lena. Ecco un'altra renna. Andata via. Già andato a fare il coso. Mi sa. Chi? Francis. Che da fa? Andiamo da qua. Vieni, no, parla. Andiamo via. Abbiamo la macchina mia. Tu dico che è già fuori. Va, ecco. Tanto dura poco. Entra, dai. Bella. Ma butto per là. No. No, dai, ma che è contro i cervi? No, sto scherzando. È un cervo, infatti. Non è. Infatti, però vabbè, è andata. No, a causa dell'acqua, buttala giù. Renna? L'avete persa voi? Ma che no? No, non già c'era per stasera, con quello. Dall'ammunition ho visto passare una renna. Vabbè, sei in periodo natalizio, sai com'è. Sì. Manca solo la neve, manca. No, ma figo si figo, lasciamola libera, ma sì. Okay. Ma lei lavora alla Munition? No. Ah, vabbè. Però La ringrazio. Arrivederci. Agenti! Ma lei contromano? Ma che contromano? La renna qua stava a prendere sotto, mannaggia la miseria. Contromano. In effetti ero contro. Che sono andiamo a mangiare? Cosa? Che non andiamo a mangiare con la renna? Ma che mangi la renna? Ma che dici? Ma che senti? Mi dissocio assolutamente da quello che stai dicendo. Ah, se è buono. Mangiamo la renna, che te mangiare? Ecco qua, la macchina è andata, ti pareva. Stavo aspettando questo. Comunque, cosa molto importante, ascolta, dobbiamo. A parte l'immobiliare, cosa importantissima da portare a termine. Dobbiamo assolutamente. Però se andiamo al porto un attimo. Mi metti il GPS al porto. Dobbiamo assolutamente trovare. Al porto dalla signora là fuori. Dobbiamo assolutamente. Ah, cibo qua? Dove si piglia l'aereo? Cibo dove si piglia l'aereo? Dove si piglia l'aereo? Là dove andare, il porto quello? Ah, signora, la signora laggiù, giù al porto. Sì. Porco Giuda! C'è un Smith, ma dove devi andare a vendere la roba, insomma, allora? È andata. Cosa? La signora dove devi andare a vendere la roba? Ah, e non è il porto, quello è. E che è? Altra parte. Ma boh, siamo a piedi. Vabbè. A posto. Alla grande. Olè. Io mi dissocio. No, chiamo il meccanico. Che senso ha rubare un'auto se tu puoi chiamare il meccanico? Cioè, non arrivo a questo pensiero. Chiama un po' Francis. Se possiamo chiamare il meccanico, che senso ha andare a rubare un'auto? Che ne so io.
Salve. Saggio? No, grazie, stiamo chiamando un amico che fa il meccanico. Ok. Grazie mille. Rich. Mi sembra che ci salivo sopra. Dobbiamo stare attenti, questi sono pericolosi. Vieni con me, vabbè, vieni con me, vieni con me. Non tutta la gente è mala, cioè non tutta la gente. Oh. Che stai facendo? Moti, mia posizione, tu vieni a fare qua la riparazione. Ciao. Inviato posizione. Comunque dobbiamo trovare la macchina, no. Dobbiamo trovare una macchina poi per fare la rapina. No, tu stai rapine! Sì. Ma perdita di armi e basta. Cominciamo gioiellerie e poi dopo andiamo alle banche. Assolutamente no, sì. Facciamo a caso, facciamo caso. Non mi interessa niente. Facciamo caso che perdiamo la gioielleria. Perdiamo le armi, proviamo in culo due volte. Capirai, perché secondo te si beccano troppo cambi droga, che te fanno? Cioè, di meno, una carezza te fanno. Ma che carezza di meno? Perché gente sicuramente di meno la fanno. Ma tu non ti preoccupare, ci rubiamo una macchina veloce, avrei come se pigliano, capito? Ma non è il fatto di uscire. A me non interessa poter uscire, proprio il fatto che mi che ci dobbiamo arrestare la percentuale, invece. Che ci fa? Che te fa? No, ci sta una percentuale che sì, ma io non sappiamo nemmeno dove stanno i campi. Io sì. E come fai a sapere? Fortunatamente, sì, io li so. C'è una coppa magari innanzitutto. Cioè, boh. Sì, li so i campi. Giocate proprio questi del Bennis, quanto ci metto? Quindi? Quindi che? Eroina. No, di papaveri. Del processo papaveri, eroina. Stai sussurrando, spero, vero? Quello che so. No, non ci può stare nessuno, non ci può sentire. C'è nessuno? No, nessuno. E chi lo chiese? A parte qui, vabbè, mo so passare, stava alla bash, ma non ho potuto mai sentire. Vabbè, come vedi, è laggiù. Ma la mia voce la senti normale? La mia voce la senti normale? Sì, perché? No, così. Bella quella macchina, quella è bella proprio. Quella è proprio storia della di... Ma perché? God damn it. Stupido. Così per sfizio, un bab, sì. Ecco qua. Salve. Si chiedono qualcosa, sono cazzito qui. Vabbè, copri la targa. Che copri la targa? Che sto facendo che devo coprire la targa? Radio 71. Ce l'abbiamo fatta! E vabbè, e che devo fare, ragazzi? Cioè, non so, ma guardi, questi del Bennis sono proprio i peggiori, proprio. Mamma mia, che vergogna. Siamo qui da un'ora e mezza, siamo. Motore, vero? Dai, ti faccio una. Ma vinta. Penso che sì, non so, se è fermata, mi dica lei. Sì, cosa no, il potrebbe... motore li posso fare alla fine. No, perché queste sono macchine che dovrebbero essere buone, invece ogni volta si rompe. Se tu prendi 50 pali, è normale. Ma non è che, secondo me, lei o i suoi colleghi probabilmente mettono pezzi di ricambio un po' pezzottini. Ma... Te la riprovo velocemente. Poi fammi una canna. L'ho pagata la fattura, un po' controvoglia, però gliel'ho pagata. Vabbè, oh, che faccio? Non guadagno niente. Fuma più di prima, comunque, Non vorrei dirlo. Guardi lì che cosa sta combinando, guarda. Vabbè, la lascio lavorare, su. Comunque, mo... Anthony. Vado. Lei come sa il mio nome? Scusi, non capisco. Scemo.
Dimmi. No, vado fuori città, ma finisco questa riparazione. Non ti vergogni nemmeno. Vicina e vado fuori città. Okay? Mi lasci solo con Topogino. Che adesso ti sta per. Guarda che sta rubando il mio. Proprio... No, me lo picchio. Dimmi una cosa. Dimmi, ti sento. Che. Sono a tuo posto. No, vado un attimo perché ho da fare delle cose fuori città. Ma poi ci vediamo dopo, no? Vediamo, se riesco a entrare prima del blackout, sì. Perché sennò dopo ti spegni. Non lo so, boh. Scendi dalla macchina dunque, devo guidare io, dai. Sì, chiamo la sbatte di nuovo, dovete chiamare di nuovo. Vabbè, io vi lascio, ragazzi. Se avete qualcosa da dire, invitemi sull'applicativo, ok? Vabbè, okay. Dai, cerco di esserci perché ci sono un sacco di cose vediamo, da fare. Vediamo. Guardate, io alla fine sto guadagnando, poi vedete voi. Abbiamo bisogno di una mano, quindi. Si sta un po' innervosando, quindi sulla questione del lavoro. Alla fine appunto. Non c'è niente, perciò. Però se. Sai, ma è giusto perché uno non ci riuniamo un po'. Capito? Ma sì, ma uno si rompe le scatole, non fa un cazzo. Perciò. Cioè, ok, vedo che puoi andare a tutti questi locali, però dopo un po' per scocciare. Io ho detto, stavo per. Mi dai un po' di acqua e cibo al signore, per favore, qua a Topogino. Ma questo vuole sempre acqua e cibo. Cioè, i soldi non è che crescono sugli alberi, voglio. Io c'ho solo. 160, schiatto qua a terra. Dammi subito acqua. È vero che mi da. È vero che mi hai dato $1000? Vabbè, vabbè, no, 2000 dollari. Ma cosa dammi vuoi, cosa vuoi? Dammi acqua. Perché le ha dato due? Acqua e cibo, non c'ho, c'ho due Coca-Cola, ti do una Coca-Cola. Esatto, dammi una Coca-Cola. E cibo, ti do una cheesecake. Ti hai fatto bastare. Ci vediamo in giro, ragazzi. Arrivederci, eh. Certo, certo. Quasi pieno, grazie mille. Grazie mille per l'intervento, ciao. Signore, eh. Ah, sbracco. La ringrazio. Bel camioncino comunque, complimenti. Sì, se lo prendo. Oh, è mezza. Scendi, dai, andiamo. Alla scordata. Ti dai la cintura, dai. Mannaggia. Andiamo un po'. Punto là dove dovevamo andare, scusa, no? Dalla signora dove vende i materiali. Aspetta. No, ci vuole cosa? Terri, andiamo dalla signora. Ah, è la signora della Bascella. No, sta qua gente. Civic 126. Andiamo dalla signora Mona. Un'altra città, qua stava l'ospedale, vabbè no, proprio qua, in questa zona qua stava l'ospedale. Che brutta zona. Vabbè no, qua, più o meno qua. Cioè, più verso nord, centro, più giù di centro. Capito, stavo là insomma. Stavo precisamente qua. Guarda, mi sono appena il futuro. Vai a sinistra, vai a sinistra. Ma che cazzo mi frega, dai, metti per la signora, no. Non ho detto la memoria. Sto fatto che. Ah, già è vero, sì. Sto ponte a destra, poi. Ci tutto sta pure l'ammunition qua, sì. Esatto. Polizia. Non c'è, vai. La polizia. Insomma, un po' di cosucce ce l'abbiamo. La chiave di volta è la casa. La chiave di volta vuol dire, cioè, quella cosa che ti fa svoltare, che ti fa iniziare, che ti fa. Capito? Ti dà il via. E via. Signora, buonasera. Come sta? Lei è veramente bellissima, lo sa? Allora, le do. Che c'ho? Piombo, ferro. Mi scusi, ferro. Ma lei mi sta vendendo? Il ferro ce l'ho. Scendi un attimo, aspetta, vieni qua. Scendi un attimo, vieni qua. No, devo andare, vabbè. Vieni.
Perché? Che vuoi? Niente. Oh, angolo. Guarda che dovrebbe farlo scendere però. Chiusa la macchina, eh. Scendi, scendi. No. Prendi. No. Scendi. Che c'ho più? Più. Non ho deposito i soldi, muoviti, no? Sta buono, sta buono, sta buono. Ok. Mi pare che non c'ho più niente. Ma voi fissate il problema che... Scendi, dai. Scendi. C'è ciò. Mamma mia, hai ripreso il treno. Mamma, lo butto sotto, io. Nice, Bri. Doveva essere questo il mio motivo. Che bello, mamma mia. Vabbè, ma che cazzo sta andando? Devi andare a vendere la cosa. Ma che devo vendere? Ah, scusami, ha cambiato i soldi. Depositare. Cambiare. Oh, ah, signor, si è messo la ah, mamma mia. Ah, signor, si è cagata sotto, io. Vai dritto o sinistra? Aspetta, c'è un dubbio. Ok. Culo. Che è successo? Che è successo? Oh. Oh, ok. Ti sei fermato, non so la strada. Ma dove devo andare? Sinistra, sinistra, non ah, sì. Quella destra, uguale, gira lì. Ma qua non è che ci sta qualche altra cosa pure? No, qua? Cazzo, niente, è già controllato. No, non vanno. Ho controllato tutto questa zona, la sua memoria. Bravo, bravo. Sei un cane da tartufo. Dov'è l'opposto, la nave pure possiamo mettere a rapinante. La nave dovrebbe essere fuori dal porto. La nave non mi piace, sai perché? Perché... No, no, la nave... È un punto chiuso. Dove cazzo vai? Ti butti nell'acqua. Sì. Posso. No, però che cazzo devo fare da fare? Dove? Andare a rivedere una volta la nave, che da tanto non ci salgo. No. Per qualche rovina. Beh, come 9 ci sta per rapina. Seguimi, guarda dove la mettiamo la... Ne avete sto posto dove possiamo portare gente eventualmente. Ma è meglio che siamo sulla nave, perché sulla nave è solo una salita, quindi tutti per forza devono salire di là. Ok. Capire, quindi è buono come forse. Però se viene la polizia è un cazzo di guai, perché devo dire butta a mare. Quello è il problema. Vabbè, ma tu quando vai alla fine non è che viene la polizia dentro. Cosa? Sto... Dove sta la... Dove stavi prima? Dove stai tu? Qua. Giù dove sta la macchina. Non ti sentivo più, quindi dove sta la macchina, non c'era nessuno. Che vuol dire? Che vuol detto che andava sulla macchina? Subito, sul primo pensiero, già lo beh, so. Beh, insomma, di portarlo là dietro, cioè lato destro, dietro. Cosa? Là dietro, ti metti rapina la gente. Cosa, cosa? Comunque ci sono due entrate, ci sbaglio. Infatti, eccola qua, scuola la seconda. Già di tarmi a strunzare. Ah, boh, due, su una. Sempre due, cioè sono pochissime due entrate. Se manco sarebbe per rapinare la gente, portala sopra
una casa, un posto che quando sali dopo un po' ti scendi, mi sta attento. Cintura, e... cintura. Ma okay, che fai se non me l'ha detto? Devo andare a comprare un giubbotto, eh. Trovi un giubbotto, non ti prego. Vediamo un po' se c'è qualcuno. Vabbè, andiamo a quello vicino. Mi senti? Ma sì, sì. Andiamo certo, a quello vicino al concessionario, se non quello mai aperto. Mm-hmm. Mi metti il GPS là, per favore. Capito, il civico 377 interdetto. Dove? 377. Allora potete mandare. Non ci interessa? Potrebbe. Vabbè, non penso che quella zona là, no? No, no. Vado. Se ricco non è da tutti. Se è vero. Scrivi ma vattene. Bene, a sinistra. Scrivi ma vattene a fa. Versione D. Mamma mia, pure un palo qui. C'è il muretto. Ma dove, quanto non l'hai preso? No. Puoi chiudere lo sportello per favore, grazie. Ecco. Ogni volta è così. Dove cazzo è andato? Idiota. Quando fa così lo ucciderei. Oddio, come è rimasto male. Signore? No, sta dormendo. Ah, va bene. No, è rimasto proprio male. Guardala come sta, con le mani tutte niente. È normale. Lei lavora all'Ammonition, mi scusi? Sì, sì. Bravo, che bella idea aprirlo qui, guardi. Andiamo un attimo che... Mi piace. Devo chiedere... Perfetto. Vado. Ci voleva, infatti mi chiedevo quando è che... Era un po'... Salve. Salve, mazzarra. Siete sicuri, diciamo? Sì. Siete al sicuro qua, eh? Devi chiedere qualcosa? Allora. Mi dica. Avrei da... volevo prendere un giubbotto. Sì. E poi chiederle, ma c'è qualcos'altro di... Non so, oltre... Insomma... Qualcosa di un po' più... No? Di armi, boh. Intendo. Un po' più pesanti. Non so se... Controllo. Grazie. La non so se ce l'ha, non so più. No, perché... Allora, io una pistola già ce l'ho, no? Però, sa, okay, magari sì. Uno si può andare a divertire nei boschi con un fucile. So. Sai che è divertente? Subito. Perché allora, io con i miei amici mettiamo dei bersagli nel bosco e poi giochiamo così un po'. Capisci? Ci divertiamo, sa, la domenica.
Perfetto, controllo subito. Grazie. Come è venuto non lo so, però vabbè. Allora, senti caro, ci stanno due nuove pistole, che sarebbe l'MK2 e la revolver. Che tipologia, cioè, come funzionano, cioè? Sono a colpo singolo e diciamo che l'MK2 può essere più o meno associata a una calibro 50 che è stata resa illegale da oggi. Quindi diciamo più o meno simile, non avrà le stesse statistiche, però è altrettanto potente. Quindi rimaniamo sempre, diciamo, su pistole, niente di più. Eh sì, per forza. No, perché vedo alle sue spalle, sa, tutti quei bei giocattoli, insomma. Qualcosa di pesante non ce l'abbiamo. Niente, eh? Vabbè. No, niente. Vabbè, io la ringrazio. Allora, se mi può dare comunque il giubbotto. Il giubbotto va benissimo, mi dai un attimo. Ah, anche due pacchi di munizioni, per favore. 16 bombe a mano. Mi può fornire un porto d'armi e documento? Certo, no, sto scherzando ovviamente per le bombe a mano. No, non si preoccupi. Allora un attimo solo. Porto d'armi, mostra. Questo è il porto d'armi. Prego. Ok, ecco, sì. Anthony De Vito. Sì, esatto. E un documento. Anthony. Questo perfetto. È il documento di identità. Perfetto, okay. Perfetto. Mi dia un attimo. Prego. Bella questa. Che ve lo prendo. Grazie. Perfetto, caro, sono 5.000. Faccia fattura. Bene, grazie. Ah, le munizioni me le ha messe, no? Come? No, dicevo, se mi ha messo per caso le munizioni, ecco. Munizioni di cosa? Due pacchi di munizioni per una calibro 50. Aspetti. Grazie. Ragazzi, c'è uno che vuole comprare munizioni calibro 50. Ci posso essere acquistati. Ok. Che mi dia un attimo. Grazie. Come questa storia della calibro 50? Aspetta, adesso ci sto pensando. Ma non ho capito, quindi è illegale tenerla? Sì, è illegale tenerla perché se la fermano, ad esempio, la arrestano direttamente. Però le munizioni si possono vendere. Ah, ho capito. È un po' come la storia delle canne. Vendono le cartine, però sì, non si possono. Praticamente, ma, sì. Okay. Senta, no, più che altro. Quindi io a questo punto, per rendermi il più legale possibile, che cosa? Come può ripetere? Non ho sentito bene. Faccia vedere se non c'è nessuno. Dico, per rendermi più legale, salve, legale possibile. Cioè, okay. Visto che io ho acquistato una calibro 50 ai tempi che era legale, insomma, tenerla col porto d'armi, intendo. Sì, okay. ora purtroppo non è proprio più legale per il governo. Ho capito. Per questo che cosa posso prendere di simile a questo punto? Che... L'MK2. Noi diamo un'offerta che praticamente lei riconsegna la calibro 50 e noi a costo zero le diamo l'MK2, che ha lo stesso costo di listino della calibro 50, ovvero 60.000. E come a livelli, diciamo, prestazionali? Allora, il governo l'ha gestito così. Ha cercato di riequilibrare la mancanza della calibro 50, sì, gestendola su due nuove armi che ha inserito qui in armeria. Ovvero, abbiamo avviato la produzione della revolver e dell'MK2. Bene. La revolver costa 65.000, ha lo stesso danno della calibro 50, ma perde in gittata. No, quella... E inoltre ha due secondi di ricarica tra un colpo e un altro. Quindi spara, ricarica, spara, no, ricarica. La conosco un po', diciamo. Sì, mentre l'MK2 è un compromesso tra la 9mm e la calibro 50. Senta, facciamo così. Siccome io problemi non ne voglio, facciamo questo scambio, non me ne frega niente. Anche se è meno potente. Se però... aspettate 2 secondi, che sono un secondino in caffetteria. Nel frattempo le ho fatto la fattura per il Kevlar.
Ah sì, le pago quelle. Perfetto, ecco, mi può dire il numerino magico? Allora, 206. Nel frattempo mi riconsegni la calibro 50, ecco, sono numero di scarpe 93. Gliela, aspetta che gliela la smonto, eh. Eccola qui, prego. Me la date? Sì. Munizioni? Aspetta. C'è anche munizioni? Sì, mi sembra. Non ho quelle, sì, solo quelle. Dicevo, c'è anche delle munizioni, lei, mi scusi. Io ho da comprare, però. Ah, non ha munizioni calibro 50. Adesso no, no, non ce l'ho. Ok. Solo quelle nel caricatore. Segno la pistola in cambio della pistola, poi con le munizioni se la vede con il collega. La ringrazio. Bellissimo. Comunque posso dire, siete veramente, siete top. Grazie mille, grazie mille. Nulla. Ecco a lei. Grazie mille. Posso dare un'occhiata alla pistola? Quanti... posso? Certamente. Munizioni, cioè quante munizioni? Due pacchi. Perfetto. Scarica, e... non è male, su. Carina, carina. Non è male, è carina, però. Guarda che bel calcio, guarda che bel... Deve prendere subito le munizioni. La tolgo perché non è bello essere puntati da una pistola. No, infatti, soprattutto se sto di spalle, mi preoccupa. Ma comunque scarica, scarica. Assolutamente. La fattura? Sì. Ecco qua. La ringrazio. Ecco a voi. Siamo a posto? Uno. Sì, sì. Ecco a voi. Grazie mille. Sono gentilissimo, la ringrazio. Di niente, quando vuole può tornare. Le do la mano perché lei veramente se la merita. Arrivederci, caro, arrivederci. I documenti me li hai dati, tutto a posto, mi sembra, sì, di sì, sì, mi sembra tutto risolto. La ringrazio, arrivederci, eh. Buona giornata. Altrettanto. Caro, arrivederci, tutto a posto, eh. Posso? Tutto a postissimo, mi sono reso legale, perché ho saputo adesso che la calibro 50 era un po', Ho fatto un bel cambio, tutto a posto, così almeno adesso... passava un po' di guai, se mi difendo, ma mi difendo con legalmente, ecco. No, ma fai bene, perché se ti beccano anche per un semplice controllo, non so, cioè, capito? Avere problemi senza, cioè, per un fermo magari per un'alta velocità non è proprio il top, assolutamente. Vabbè, io vado, la saluto, c'avevo un mio amico, non so che fine ha fatto. Vabbè. Arrivederci, grazie mille. Ma che belle ste moto, belle proprio. Ah, salve. E da questo punto in poi non trovavo più K. Non so che fine abbia fatto. Beh, vedremo al prossimo episodio cosa ha combinato.